Claudio. Ciao Monica. Oggi ti ho contattato per chiederti di parlare del tuo lavoro, perché tu sei un fotografo, adesso senza piaggeria, conosciuto oltre che bravo, e a me piacerebbe che tu raccontassi a me e a chi segue il mio canale come hai iniziato, perché tu non nasci fotografo, nasci musicista, mi sembra, Sì, correggimi. io nasco tra mia mamma, prima di tutto. No, Questo è proprio il livornese che c'è in te. no, nasco come musicista e poi dalla musica ho preso la macchina fotografica. No, per la verità il mio zio era un fotografo dell'Accademia Navale. E a quei tempi lì abitavamo in una casa casermone, e quindi quando avevo 3 anni, 4 anni, mi ricordo sempre la camera oscura con un tendone che divideva la stanza, e quello però sono ricordi proprio molto infantili, proprio molto, avevo avuto 3 o 4 anni. Poi dopodiché ho iniziato a suonare e ho avuto la fortuna anche lì di andare a suonare con Milva, ho girato il mondo Però aspetta un e attimo, hai avuto la lì, fortuna, sì. un attimo. Tu hai studiato al Mascagni, mi sembra, al Al conservatorio. conservatorio, sì. No, Quindi insomma, non è che sei proprio, insomma, hai. ma io dico sempre fortuna perché poi le fortune, ripeto, uno se le cerca e le trova. Chiaramente, cioè, non è la fortuna, non è che trovi 100 euro in terra. Cioè, vuol dire, uno studia e fa, e poi la fortuna è di riuscire a fare quello che magari pensavi di fare, anche se io Sì. pensavo Tu di fare ancora di più hai studiato musicalmente. cosa? Contrabbasso, se non Io sbaglio? ho studiato, sì, ho iniziato a suonare il basso elettrico in una rock band cittadina. Poi, dopodiché, sono andato al conservatorio, ho studiato contrabbasso e ero nell'orchestra della Mascagni, quindi si suonava nei teatri. E poi, niente, poi sono andato con Milva per 8 anni, cioè non è stata una cosa occasionale, per Appunto. 8 anni e abbiamo girato il mondo. Abbiamo suonato dopo un paio di mesi al Madison, cioè dopo i Queen al Madison di New York, cioè per dire, no, sono quelle cose che lì per lì non sei giovane, non ti rendi conto, poi dopo ti viene a mente e dici, caspita, cioè, ora chiaramente davanti a me c'è la Milva, non è che sono andato Vabbè, però io dici, a ah, però suonare, ho suonato al però io Madison. c'ero, però insomma. È chiaro. E niente, quindi ho iniziato a fare le foto per raccontare i viaggi, no? Quindi ho comprato la macchina fotografica. La prima macchina era una Zenith, la classica nave scuola dei fotografi di allora, ricomprata al mercatino americano di Livorno, 50.000 lire con solo obiettivo la borsa e la tracolla. E niente, ho iniziato così a fare le foto. Poi ho incontrato un caporedattore del Tirreno che faceva gli spettacoli, quindi l'ho conosciuto perché lui era venuto a intervistare Milva. Poi sapeva che io facevo le foto e ho detto: perché quando vai al giro non fai delle foto, ce le dai? Magari le mettiamo quando vai a fare dei concerti, chiaramente io suonavo, no? Però tante volte facevamo da spalla. Era lei che faceva da spalla, però magari era una tournée che c'era, non so, Massimo Ranieri, c'era, quindi prima di buttare sul palco io facevo anche delle foto, no? Da dietro le quinte. Quindi vedi che E però la tua natura di fotografo è sempre andata di pari passo con l'artista musicista, perché le facevi anche per te stesso, se ho capito bene, quelle foto, giusto? sì, no, no, è chiaro, io le facevo anche per me, poi ho iniziato a fare i concorsi, ero iscritto alla FIAF, cioè facevo il fotoamatore. Aspetta, scusa un attimo, eri fotoamatore, diciamo così, all'inizio. Sì. Ma quindi tu non hai, mentre per il contrabbasso, eccetera, hai fatto il conservatorio, quindi hai fatto una scuola. Per le fotografie, a parte aver avuto magari gli insegnamenti di tuo zio, hai fatto una scuola oppure nasci No, 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 impanato? Nasco spontaneo, nasco, no, no, nasco guardando tanti libri, guardando appunto le riviste, andando nelle mostre, e poi dopodiché
ti fai cioè, ti domandi perché una foto ti piace e quell'altra no. Quindi, in base a quello che io vedevo e le domande che mi facevo perché questa foto mi piace, mi sono fatto un mio stile, diciamo, no? Fotografico. Però era inizialmente era solamente, ripeto, una passione che mi accompagnava durante diciamo, I le concerti. tournée, i concerti, quindi facevamo le foto tra di noi, nel furgone, raccontavo quelle cose che poi sono cose quasi naturali che poi nascano così. Poi arriva un certo punto, ti ripeto, arriva un certo punto che comincia a collaborare con un quotidiano, ma non collaborare a livello economico, nel senso di darvi delle foto, loro ti ci scrivevano Claudio Barantini, ti eri contento. Anche se la cosa più importante era quella di andare al Madison per dirti, no? Però eri contento ugualmente di vedere una firma su un quotidiano che era il Tirreno. Poi c'è stato il momento che Milva, per motivi suoi, non è che ci ha cacciato assolutamente, no? Però ha cambiato genere, perché noi eravamo il gruppo, cioè Milva faceva Bertolt Brecht, chiaramente faceva teatro di un certo tipo, e noi invece eravamo quelli che si andava a suonare nelle piazze, alla Bussola, ma si suonava anche Teresa Mezzo, all'Ido di Venezia, all'Olimpia di Parigi, sa, abbiamo fatto però dove c'era la musica leggera, diciamo così, no? Il suo repertorio. Quando invece lei andava nei teatri e faceva Bertolt Brecht, c'era altri musicisti, no? Che un po' anzianotti che davano un certo lustro sul palco. Noi eravamo degli sbarbatelli, cioè il batterista aveva 16 anni, tanto per darti un'idea, giovanissimi proprio. E niente, poi quando con lei ho smesso, mi era capitato di andare a suonare con altri gruppi, tipo una era Loredana Bertè, ai tempi della banda Bertè, poi mi era capitato Roberto Soffici, Cupo, tutti, e non ho mai accettato, ma non perché non ho mai accettato, ma perché ero abituato di stare con lei, ripeto, 8 anni, 8 stagioni, e andare a fare contratti 3 mesi, 6 mesi, e poi ricominciare tutto da capo. Ho cominciato a dire di no perché cioè, quelle cose strane che ti capitano, no? E ho iniziato a fare foto. Ho iniziato a fare foto così, questa metamorfosi da musicista a fotografo è Ma le passata proprio foto, in hai modo. iniziato a fare le foto, che foto? A chi? A che cosa? No, io facevo le foto prima e cominciavo a fare le foto tipo, sai, quando sei un po' fotoamatore, poi credi di fare l'artista, no? Quindi credi di fare le foto di un certo tipo, foto di ricerca. E che poi invece io proprio ho abbandonato totalmente perché faccio le cose più semplici che ci possono essere. Tu E fai degli ottimi quindi, ritratti, sai, per questo, quindi così semplici non sono, no, però. no, ma semplice nel senso che non vale a cercare delle cose particolari, no? Cioè, io dico sempre che è diventato un po' il mio motto, che è quello di. Anche più, però non volevo sbagliare lo scritto, che nella fotografia rifiuto ogni tipo di spettacolarizzazione rispetto al momento e alla semplicità del reale. L'ho voluto leggere perché non volevo stravolgere quello che avevo scritto, Senti, però cioè, in poche aspetta, parole. a questo punto voglio chiederti una cosa, però a parte la fotografia, visto che hai detto il momento e il reale, la fotografia è a colori o in bianco e nero? O meglio, il ritratto è a colori o in bianco e nero per te, No, preferibilmente? per me no. E allora, io lavoro a colori perché chiaramente per le riviste devo lavorare a colori, mi chiedono No, anche il no, colore, aspetta, anche che le se. riviste chiedano il colore, questo lo sappiamo, e quindi tutti facciamo foto a colori, perché se no la rivista, a meno che No, non per faccia un me servizio particolare, qualche volta lo fanno, chiede il colore. è chiaro. Però no, tu come fotografo, però la foto per te è il ritratto, non tanto la foto, il ritratto è colore o bianco e nero? È una mia No, per curiosità. me bianco e nero.
Ah, Perché faccio il bianco e nero. No, ma non però è una questione di. perché? Perché? Perché dico la banalità che la dicono tu, la banalità perché lo dicono i più grandi, no? Ma perché il colore distrae, cioè il colore distrae, e quindi basta che uno abbia gli occhiali rossi, finalmente vai a vedere un po' gli occhiali, oppure un orecchino. Il bianco e nero in parte. Uso, cioè non è un termine proprio appropriato, però appiattisce un po' l'emozione, quindi la vai a cercare. Il colore ti facilita più, l'occhio è abituato che andare a vedere una cosa che magari ti domina, il colore che domina sulla fotografia, quindi l'occhio ti cade subito su quello, cioè nel senso appunto una ragazza con due orecchini rossi, l'occhio ti va subito lì Certo, è sull'orecchino il e ti puntum, perde un diceva pochino. Barthes, di Roland, il Esatto, puntum di esatto, Roland Barthes. esatto, esatto. Quindi per me il bianco e nero ti dà, cioè la leggi meglio la foto, poi per amor del cielo, poi sgarbi lo stesso parlando delle fotografie di Camp, che lui aveva detto, aveva fatto, non dico il nome del fotografo, però un nome importantissimo, che aveva fatto un articolo riguardante delle fotografie di Camp, e erano a colori, anche se lui aveva la faccia bianca, però c'era dei colori che distraevano. Mentre questa foto in bianco e nero che ho fatto io, ha detto lui, sono piaciuti di più perché entrano più nell'anima. Ora ti ripeto, poi tanti, sai, nella fotografia cioè andare a mettere d'accordo tutti è un problema, però io la vedo così, la vedo più in bianco e nero, tant'è che tutto quello che io faccio che non riguardano la pubblicazione su riviste la faccio in Bianco e nero, chiaro, certo. bianco e nero. A mio modesto parere condivido. Mi avevi raccontato tempo fa, e vorrei che lo riraccontassi qua. Cioè, tu hai avuto una bellissima carta da visita che te l'ha fatta praticamente all'inizio. Sei riuscita a contattare Mariella Agnelli perché ti mandava, scusami, Clara Clara Agnelli. Agnelli. Perché ti mandava Silvana Giacobini, Giacobini, direttore. bravo, aiutami, scusami. Però poi in realtà il biglietto da visita te lo sei fatto da solo e te lo ha fatto poi la stessa Clara Agnelli, ma mi piacerebbe che raccontassi quell'episodio perché racconta molto di te e poi perché è interessante come profilo. No, io avevo già iniziato a lavorare appunto perché io ho iniziato a lavorare nel 90, proprio a livello professionale, con le riviste, e ho debuttato con l'Europeo, il prestigioso E all'epoca europeo. era molto prestigioso come Sì, rivista. sì, sì. E, poche parole, poi sono passato un pochino anche con Famiglia Cristiana, cioè io cercavo lavoro, cercavo Chiaro. ho lasciato un po' la musica era lì, c'era il No, basso, avevi deciso di fare il contrabbasso. fotografo professionista, Avevo giusto? deciso, sì, no, avevo deciso, non so cosa avevo deciso, ad essere sincero, perché io c'avevo sempre la musica da una parte e dall'altra parte c'erano due passioni, quella che prendeva poi più campo inizialmente è stata appunto la musica. Poi quando c'è stata questa scelta di andare a suonare con dei gruppi per 3-4 mesi, ho iniziato a fare le foto e mi sono trovato così a collaborare col Tirreno e poi diciamo così, iniziare con l'Europeo a proporre due servizi. L'ha preso tutto, c'era il direttore a quei tempi, era Feltri, il caporedattore era Belpietro, di conto c'è cioè, due personaggi che poi sono diventati grandi nel loro genere di giornale. E quindi il tuo primo servizio, qual è stato in quel caso? Il primo servizio è stato un servizio simpatico a ricordarlo, ma anche ridicolo, perché erano gli edredoni delle anatre del nord che mangiavano le cozze alla spezia, no?
Era una storia tutta particolare, ma è bellina però, perché c'erano trovati nel Golfo di La Spezia, dove ci sono i mitilicoltori, queste anatre. Erano carine, andavano di vicino, no? Con un laghetto, e queste gli davano le cozze, no? Così li tiravano a volte, sai, quando tiravano sulle, c'era la cozza rotta, le Sì, la tiravano, la buttava. mangiavano. E poi si sono resi conto, e lì sono arrivate poi una decina di queste anatre, e si sono resi conto che loro andavano, queste anatre si buttavano sott'acqua e mangiavano tutte le cozze, che alla Spezia si chiamano muscoli, perché se mi Sì, sente è qualche vero, spezzino, muscoli, sì. rotola. E, insomma, e mangiavano. Quindi era nata una guerra, addirittura li volevano sparare a queste anatre. Prima le davano da mangiare, poi E a un poi. certo punto li volevano anche sparare, perché li rovinavano tutto il raccolto, e E allora che fine c'era. hanno fatto? Com'è E poi finita? se ne sono andati via per conto loro, sono Meno male, ripartite. da animalista non Ma c'era, finita. ma no, ma infatti c'era un problema tra animalisti, loro, cioè tutti avevano ragione, no? Certo. E io ho fatto un servizio su queste anatre, un reportage bellino, piccolino, però Interessante. cioè, all'inizio è stato quello lì. E poi niente, poi ho collaborato con la rivista Gioia, dove c'era Silvana Giacomini Giacobini. direttore, c'era Roberto Alessi caporedattore, poi c'era Cristina Mazza, anche lei caporedattore. Mi piacerà ricordare tutti, perché sono stati molto importanti nella mia attività, perché poi quando un giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto che loro tre andavano via dalla rivista Gioia, perché andavano a fare un nuovo giornale, che era il progetto di noi, che è poi è diventato Chi. Quindi mi hanno chiesto se volevo andare con loro a collaborare con loro. Mi interessavano, cioè, mi piacevo come fotografo, quindi volevano che io iniziassi a fare le foto. E mi dissero di andare a Cortina, per i numeri zero, a fare Clara Agnelli. sì, la famiglia Agnelli, no? Quindi vai sulla Cortina, vado a Cortina, poi i telefoni, così, ma sono qui a Cortina. E informati dove sta di casa, no? E poi cosa devo dire? Va lì, suona che devi fare le foto, così, senza preavviso e nulla, no? Quindi io vado lì in questo chalet, suono il campanaccio, c'era un campanaccio così da fuori con la corda, apre un maggiordomo, dice cosa voleva, io, senta, sono Claudio Barontini. Sapeva chi fosse, chiaramente Claudio Barontini, potevo dire qualsiasi nome. E lì vorrei fotografare la principessa Clara Agnelli, perché lei era principessa in quanto la sposata Fürstenberg, no? Del primo marito. Mi fa: ma cosa devo dire? No, sono un fotografo, ma per quale giornale? E dico: guarda, il giornale non c'è ancora, lo devono fare, no? Ma che, io, come si chiama? Non lo so ancora. So, a conclusione entra dentro, chiede e mi dà l'appuntamento dopo un paio d'ore, così. Ecco, dentro, conosco Clara Agnelli e mi dice che foto vuole fare. Chiaramente, solito discorso, volevo raccontare un po' l'ambiente, lo scelgo, fare delle foto al personaggio, alla sua casa. Vedo un caminetto bello, acceso, dico: vorrei fare una foto qua davanti al caminetto. Quindi lei si mette lì in posa, una posa proprio, diciamo così, un po' reale, perché col collo alto, che poi magari ve la farò vedere, Sì, col grazie. collo alto, con le pantofole a piedi, tanto per dire, non devo chiedere niente, non devo dimostrare Da niente, nessuno. perché questa qua, se si È che vede, però si vede sempre male per via della luce e quindi si perde sarà. molto, però di recuperarla. Insomma, gli faccio questa foto proprio la prima posa, cioè non ho chiesto neanche di mettersi in posa, ho chiesto solamente voglio fare una foto qua, e lei è andata lì, si è messa così, e io ho visto in lei, in questa immagine, un po' tutto, cioè l'eleganza innata, ripeto, non c'era gioielli, non aveva niente, però aveva il fascino e l'eleganza della famiglia Agnelli. Era inutile, io ho fotografato altri personaggi che non sono di certo tipo, che te la fanno pensare in una maniera incredibile, e lei invece è stata di una gentilezza altrettanto incredibile. E poi quando ho fatto le foto,
dopo tanto, cioè io gli ho detto che il giornale era, detto, cioè, si mangia Copini, Roberto Alessi, queste cose già, e lei ha mandato un biglietto dicendo la ringraziamo, il fotografo galante, mi ha chiamato fotografo galante, gentile, qui è. Cioè, a conclusione mi ha aperto una porta, perché lì nella redazione, quando dovevamo fare qualcosa di particolare, dove qualche personaggio andava preso un po' coi guanti, perché magari un po', mi chiamavano e andavo io a fare foto. Quindi, così. Poi, tra l'altro, poi mi disse la Clara Agnelli, mi disse: guardi, se le piace, abbiamo anche una bellissima villa a Marocco, Marocco, ma non Marocco, Marocco di Venezia, tra Mestre e la provincia di Treviso. Mi fa: guarda, se lei viene, però venga a primavera, quando c'è tutti i Il fiori, giardino in fiori. il giardino in fiore, può venire. Andai lì, fece le foto, anche lì sempre gentile. Poi mi disse: ma guardi, vuole mica andare la prossima settimana mio figlio Egon con Fusebel, fa una festa Tiffany a Strobl, no? In Austria. No, E quindi volentieri, quindi prendi, telefona, e guarda, c'è un fotografo, cioè, mi ha aperto un mondo ha che aperto poi a le quei porte di tempi, un bel mondo, insomma, per lei. sì, io tant'è che poi ero diventato all'epoca il fotografo un po' dei reali, no? Perché ho fotografato loro, ho fotografato il Savoia quando ero in Inghilterra e in Svizzera. Ho fotografato, vabbè, tutti i principi toscani, i conti, tutti quelli. Mi ero creato un certo giro, perché a quei tempi, negli anni 90, nella metà degli anni 90, venivo riproposte tutte le famiglie storiche italiane, no? E io ho preso anche un po' quel filone, proprio anche per cercare di avere delle cose esclusive. Quindi ero andato a fare tutte le foto di casa di tutti i personaggi, cioè dagli Antinori, Ricasoli, Sforza, cioè ho fatto tutto proprio un giro di questi personaggi nelle loro ville. E così ho iniziato, ho fatto un certo giro di personaggi che all'epoca andavano, Però cioè sempre personaggi ritratti, il che significa che sempre, sì, no, sono sempre ritratti ambientati, cioè non sempre ritratti. tanto ritratti mezzo busto, che chiaramente poi in un servizio ci andava sempre, però più che altro ritratti ambientati, quindi contestualizzati con la loro casa, E quindi era una via di mezzo le fra il loro ritratto e il abitudini. reportage, allora, perché comunque è un reportage di una casa, insomma, nell'ambiente in cui Sì, vivo. no, sì, Certo. esatto. Sì, erano proprio reportage, no, erano dei servizi nelle case di questi personaggi. Che io mostravo e le presentavo al pubblico, ai lettori, tutto lì, no? Quindi, cioè, quando anche ho fatto Zeffirelli, che è un principe del cinema, Ecco, però sì, per dire. esatto, però Zeffirelli meriterebbe un video a parte, però dimmi due o tre cose di Zeffirelli, cioè che potrebbero essere interessanti per chi ascolta su Zeffirelli, che è un mostro No. sacro. Sì, Zeffirelli, sono andato nel 2011 a fotografarlo. Tra l'altro è nella villa a Roma, che ora è diventata la nuova residenza del Silvio Nazionale, di Silvio Berlusconi. Mi Perché cogli la, impreparata su questo. ah, eh, no, no, perché la villa di Zeffirelli, tra l'altro, era prima dell'altro regista, che erano amici, addio, non mi viene in mente il Visconti? nome, di Visconti, bravissimo, grazie, di Luchino Visconti. Era la villa di Luchino Visconti, che poi quando è morto è rimasta A Franco a Zeffirelli. Franco Zeffirelli. Franco Zeffirelli sembra che, non so,
non avessi abbastanza soldi per prendere, non lo so, comunque la comprò a Berlusconi. Questo mi è stato raccontato. Comprò Berlusconi e l'aveva lasciato a titolo gratuito a Zeffirelli. Veramente ti lascio la villa, poi il giorno Vita che, natural durante. esatto, quando non ce l'hai più, la prenderà il suo. E ora c'è andato, Zeffirelli è morto E e si è ora tornato Berlusconi. ci andrà Berlusconi, sì. No, niente, quella, anche lì da Zeffirelli era andato a fare le foto per presentare la sua villa, quindi tutte le camere, la camera dove dormiva Alex Taylor, Anna Magnani, raccontare tutti gli aneddoti e tutto, e poi ho fatto delle foto a lui con i suoi cani e del genere. E poi è A capitato. proposito di quella vita, ti devo raccontare però a telecamere chiuse perché è una cosa estremamente. Sì. Quando ci abitava a Visconti, che c'era stata una festa, mi hanno raccontato un aneddoto, e credo che sia quella lì che dici tu, però perché era su Roma, quindi è sicuramente quella. Però te la racconterò poi a Sull'Appia, telecamere. è Esatto. sull'Appia. Vabbè, No, scusami. niente, quello ho fatto le E i foto di cani, lui. li hai conosciuti, i famosi cani di E Zeffirelli? come no, lui in braccio che lo leccano, che lo baciano. Lui era già in carrozzina. E poi a un 2011. certo punto mi dicono, lei continua a fare le foto, perché devo fare le foto anche delle stanze, roba del genere. E poi semmai poi ci vediamo. Poi mentre faccio le foto passo dalla sala da pranzo e ti vedo Zeffirelli seduto davanti a tavola e mi chiede: scusi, ma lei no, non si ferma a mangiare? No, devo fare le foto. Ma no, le foto le farà, lei si metta qua accanto a me. E quando Gentile. sono entrato, sì, no, infatti, quando sono entrato e l'ho visto una situazione che poi è questa. Ah sì, quella foto lì, tra l'altro, quando è morto ha girato mezzo mondo perché l'hanno pubblicato un sacco di giornali. E questa è una foto che poche parole, diciamo così, anche questa è un'immagine, tra virgolette, rubata, perché lui, vabbè, si è messo così in posa che ho visto che ho messo, devo fare uno scatto, no? Mi piaceva la situazione, l'ambiente, i cerchi, i piatti dietro i canini. E l'ho fatto questa immagine e poi dopodiché siamo stati lì, abbiamo parlato, ho scoperto che lui tra l'altro aveva, diciamo così, non voglio dire che manteneva perché è una parola brutta, però aiutava dei suoi amici, delle sue amiche In che non difficoltà, potevano, era e un in uomo molto difficoltà, sì, generoso. e lui le teneva lì, le aiutava, perché tant'è che ero andato in cucina, stavano preparando il sugo, stavano preparando un sugo in un Un esercito, pentolone, esatto, esatto. e la cuoca ha detto, ma quanti siete? Ma in tutto questo qua, c'erano 20 salsicce, ha fatto il sugo con la salsiccia, tutto. E fa, no, ma per voi siete, perché lui pensava appunto che io mangiasse anche lì, mi fa, siete, che erano, c'ero io, lui, la giornalista, e poi c'erano i figli, e Vivi Zizzo, non so se la conosci, che è stata la persona squisita. E ha detto, no, ma lui ha delle persone qua che le tiene lui, persone che si sono trovate in difficoltà, amiche, amici, e le sta aiutando. Quindi di una generosità incredibile. Poi mi ha raccontato di un altro aneddoto, quello che aveva appeso dei ritratti di Andy Warhol, cioè che riprendevano Zeffirelli, quattro, sei multipli che fa Andy Warhol a colori, no? E lui fa, ma era venuto qua, io non sapevo neanche quando l'ha fatto la foto, no? Mi ha detto che era bravo, mi ha voluto fare queste foto, ma me l'ha portata, mi ha detto che valgono anche dei soldi, no? Così, ma era proprio un modo, come posso dire, molto disincantato, no? Mi faceva piacere questa cosa, però credo che Zeffirelli abbia un altro tipo di bellezza, cioè un altro tipo di. Però insomma, un grande.
grande. Vabbè, tu hai fotografato tantissimi artisti, però mi pare che tu abbia un'amicizia particolare anche con Patti Smith, se non ricordo male. Sì, no, beh, amicizia, amicizia Sì, vabbè, è un effettivamente. parolone, no, 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 anche lì Patti Smith è stata una situazione un po' particolare perché l'ho incontrata, lì, no, lì l'ho incontrata, mi sono presentato, ho detto che volevo farle un ritratto, lei mi ha dato l'appuntamento. Mi ha dato l'appuntamento in un albergo, che è il Grand Hotel di Porto Venere, tra l'altro molto vicino a casa. E niente, il giorno dopo sono andato lì per fargli la foto. No, posso dirti una cosa, che quando io lì per lì avevo portato tutte le lampade, avevo un'idea di uno scatto, no? E poi invece lei doveva venire giù alle 9:30, avevo l'appuntamento, se non sbaglio, alle 9:30. E invece poi è scesa che erano le 10:30, si è scusata perché era venuto un amico dalla Germania che voleva salutarla e sono rimasti lì a parlare parecchio, no? Però poi lei dopo a mezzogiorno doveva andare via. Quindi è stata gentilissima perché, ripeto, è venuta, si è scusata, che per l'amor del cielo, che in ritardo. E poi dopodiché c'era il discorso che però non potevo più fare, non avevo più il tempo per fare montare le lampade, così, perché volevo anche Certo. vedere anche lei, perché volevo conoscere meglio, insomma, avere delle idee. Sai, quando parli con delle persone, poi le vedi, no? Più o meno ti dà l'idea di quello che hai un'idea, poi dopodiché ti rendi conto di che invece è meglio un'altra, no? Quindi alla fin fine c'era una finestra, un finestrone, una parete bianca e mi è venuta in mente molto le foto di Mappleton che le metteva, cioè, in bianco e nero vicino alla finestra. Quindi alla fin fine ho preso uno sgabello da un bar che era lì vicino, tanto il bar dell'albergo, l'ho messo contro il muro e l'ho chiesto di sedersi. Lei poi si è seduta in un modo come più o meno come quello che stavo dicendo prima di Clara Agnelli, no? Che quando si mettono in una certa posa sono loro, no? Perché è l'abitudine. E si è messa a sedere con le mani in grembo, si è messa un po' in diagonale rispetto alla sedia, che io ci ho visto, io sono appassionato fissato di Amedeo Modigliani, ci ho visto un'immagine alla Modigliani, no? Cioè, e ho cominciato a scattare in quel modo senza neanche dire no, aspetti, così. Ho cominciato a scattare in quel modo perché vedere lei e vedere un'immagine di Modigliani per come era stata messa la situazione, ripeto, la sedia sulla tre quarti, lei le mani in grembo, che mi guardava così in faccia, nell'obiettivo, ho cominciato a scattare. E poi la cosa strana è quella che ho scoperto, che lei è una grandissima appassionata di Modigliani, no? Che addirittura ha un brano che è dedicato alle donne di Modigliani, alla Jeanne Buter. Quindi alla fin fine dico sempre, le cose a volte accadono, non perché accadono così per caso, ci deve essere qualcosa Caso non nell'aria che... esiste, certo, no, il caso non esiste. Sì, no, nel caso lei si è messa così e io l'ho corta al volo, se io magari non era una passata di Modigliani, l'avrei detto, no, aspetti, si metta così, si metta cos'ha, no? Che difficilmente faccio, se devo fare un servizio lungo, là, però io cerco sempre di tenere il personaggio più naturale possibile, quindi se si appoggia in un modo, vuol dire che è la sua abitudine appoggiarsi in un certo modo, quindi è quello che mi interessa, non mi interessa costruire, io non devo fare del fotografo. Devo far vedere il personaggio, cioè non devo fargli conoscere. Sì. Sì, esatto, no, ci sono dei fotografi che li riconosci perché dice, lui lo riconosci perché io dico a volte violentano i personaggi, violentano nel senso buono, nel senso che li costringono a fare delle cose che magari sono al di là del loro modo di essere, no? Invece a me piacerebbe essere riconosciuto e in parte lo
di vita. In parte lo che... sei, per la naturalezza, qui, sì. Esatto. Trovare la naturalezza e la trovi solamente quando lasci fare al personaggio, tutto lì. E mi piacerebbe chiudere, per non approfittare troppo del tuo tempo, che generosamente mi hai regalato, visto che hai citato Modigliani e visto che non è un caso, perché io amo l'arte, i pittori che amo sono tanti, ma il mio preferito in assoluto è Modigliani, e tu mi dicesti che a Nizza eri andato a fotografare quella che era stata una modella di Modigliani. Mi piacerebbe chiudere il nostro incontro con questo tuo ricordo. Sì, stavo guardando un attimo se qua dietro c'ho. Allora, non lo vedo, non lo preparavo. No, vabbè, negli anni 80, si va molto indietro, era venuto così, ero andato a Parigi e avevo visto che a Parigi c'era Terrasse Modigliani, c'era se te andavi appunto a Montparnasse, a Caffè La Rotonde, o Le Domè, c'erano tutti i poster, no, i quadri, i poster dei quadri di Modigliani, cioè, perché parole a Montmartre, a come si chiama, alla Baudelaire, lì stesso c'era i classi Modigliani. Beh, e a Livorno apprezza Modigliani forse più di quanto non lo abbiamo apprezzato noi all'inizio. Sì, ma anche a Livorno però non c'era niente di Modigliani, quindi è nata proprio una ricerca sull'opera di Modigliani. Io comincio a comprare libri, io qua dietro non so se si vede. Si vedono, ma non si vedono le mezza libreria è tutta dedicata a Modigliani, ma c'ho, sì, ma c'ho dei libri addirittura degli anni 20 proprio. Il viaggiatore alato l'hai letto di su Modigliani? Di sì, Atlas? Sì. No, perché sì. Se non l'hai letto te lo consiglio perché è splendido. No, ma se vai in fondo c'è scritto, non so se quale edizione hai, se la prima o le... ci sono le mie foto. Sono le foto che... le foto della mansarda e del cimitero. Insomma, perché ora, siccome leggevo molti libri su Modigliani, dove c'erano i luoghi, ma non si capiva mai. Cioè, i luoghi, ma non c'era l'immagine. Quindi sono andato a rifotografare tutti i luoghi, chiaramente dopo tanti anni. E poi ho avuto la fortuna, anche lì sempre fortuna, dico sempre fortuna, però la caparbietà di cercare di sapere dove abitava la modella di Modigliani, no? E stava a Nizza, si chiama Lunia Czekowska, e l'ho trovata a Nizza nella... No, qui non c'è, questo qua è proprio la bozza del primo libro, che la bozza come si faceva prima. Pochi Modigliani, sì. Sì, come tutti vedi, tutte le foto così, no? Tutte fotocopie. No, qui non c'è perché poi l'ho trovato dopo. Però mi puoi aiutare te che abiti a Nizza, nella strada principale. Ma l'altra volta al telefono, quando ti avevo chiesto quando concedevi questa intervista, tu mi hai parlato, la strada principale io ti ho dato Jean Metzen, Avenue Jean Metzen. Però, secondo me, è più facile che fosse su Boulevard Victor Hugo. Ci sta? O se no, sulla Promenade des Anglais. La parallela da quella... La parallela del viale a mare, diciamo. E quindi è Boulevard Victor Hugo, perché Jean Metzen è perpendicolare più che parallelo. Secondo me è Boulevard Victor Hugo. E lì, poche parole, a un certo punto c'è dei giardini con un palazzo. Ragione di più per dirti che è Boulevard Victor Hugo, perché Jean Metzen non ci sono dei giardini. Quando tu mi hai detto c'è un palazzo con dei giardini... Su Jean Metzen, che io sappia, non c'è. E su Boulevard Victor Hugo, che ce ne sono molti di giardini con palazzi molto belli, tra l'altro.
d'epoca. No, potrò farti vedere anche, potrò farti vedere anche. Comunque, trovo Questa notte. questa villa, io vado, questo palazzo, vado su, in cima, arrivo in cima, mi dicono appunto dove abitava, non trovo la luce, vedo sotto a una porta in fondo passare uno spiraglio di luce, vado lì, anche lì, busso, perché non trovo, mi apre una ragazza. Una ragazza che mi chiede anche lì cosa volevo, chi ero, e le dico che sono un livornese, sono passato in Modigliani e volevo incontrare Luna Secosca, no? In quel caso, cioè, sento urlare Luna Secosca, no, Modigliani è morto, è una cosa così in francese, perché c'era andato prima uno della rivista di oggi. L'aveva fatto un'intervista, non so se c'era, l'aveva fatto un'intervista dove più che altro, di arte aveva fatto il gossip dicendo che lei era l'amante di Modigliani, no? E quindi lei a quel punto si era chiusa, non voleva più parlare con nessuno, non voleva parlare neanche con i Modigliani. Però poi è venuta lì alla porta, l'ho vista, era una donnina con occhi chiari, capelli tirati su, sai, col nido, diciamo. Con lo scimitone, E, sì. sì, e si è scusata con me, perché però non voleva, non intendeva assolutamente fare niente, perché come si dice, non gli piaceva più parlare di Modigliani, in quanto tutte le volte la mettevano in condizione di farla passare dall'amante Di di Modigliani, Modigliani. sei Lei, convinta? no, convinto, io non l'ho fotografata. Io lì, in questo libro qua, che poi prima o poi dovrebbe uscire, perché che dovrei farlo. Eh sì. È che c'è un discorso, sarebbe un Per libro farlo, dove. allora cercherò il libro perché non ce l'ho qua, quindi se non è una cosa urgentissima dovrei aspettare perché ce l'ho a Nizza. Perché c'è, io infatti voglio andare, ma per fare un video, ci avevo pensato tempo fa, perché nella parallela a Boulevard Victor Hugo, una volta mi ricordo che passando, io stavo leggendo questo libro e c'era praticamente dove Modigliani stesso ha passato le vacanze, perché Modigliani ha passato delle vacanze a Nizza con la figlia e la moglie. Sì, no, infatti. E c'è ancora questa, però il palazzo c'è perché è un palazzo d'epoca e quindi ti darò l'indirizzo. Perché No, secondo ma la Nizza, Cagnes-sur-Mer, tutto lì era me. la Ma lì Parigi proprio l'indirizzo è apposta, ma c'è l'indirizzo dove la lui è Parigi del Sud. stato in vacanza, sì. Però quello non lo sapevo, non l'ho mai trovato, e quello, se lo dai, mi fa un favore. Però Però devi aspettare che io vada a Nizza perché adesso non ce l'ho. vabbè. Però quello che mi è piaciuto è aver visto gli occhi di, io dico sempre così, un po' mezzo romantico, di aver visto i veri occhi di Luna Sikorska, che Modigliani gli occhi non le faceva, no? Faceva, certo. E io l'ho visti, però, capite? Quello mi è bastato. Infatti io ti ho chiesto questa cosa perché volevo chiudere in questa maniera un po' romantica tutta la tua esperienza e domandarti soltanto una cosa, che magari sarà una domanda un po' banale, però io te la faccio lo stesso. Cioè, ce l'hai una fotografia preferita in assoluto o secondo te devi ancora scattarla la tua fotografia preferita? Allora, se mi voglio dare così un certo contegno, devo dire la No, foto devi migliore, dire la verità. la devo sempre scattare, perché si usa così, no? Per far vedere che. No, in realtà qualche foto c'è, però dirti francamente quella proprio, una Magari che una mi che ti piace. sei più affezionato in particolare, non necessariamente la più bella, uno No, potrebbe. ma ci sono, sì, no, ma ci sono delle diverse foto, per un motivo o per l'altro. A livello di prestigio mi piace quella di Patti Smith, perché è quella che chi la vede non ti dice chi è, ma sa già chi è, e quindi anzi porta. Allora, le foto belle sono quelle che quando le rivedi ti fanno ricordare qualcosa. Allora, io quando vedo la foto di Patti Smith posso avere
il ricordo dell'incontro, di come Lindsay Camp, un altro grande che è stato molto, molto semplice e non ti faceva pensare a niente. E mi potrei ricordare appunto della posta alla Modigliani, però chi la vede si ricorda magari un concerto che l'ha vista e si ricorda, cioè portare alla mente dei ricordi, perché la foto alla fin fine, io credo che il fine sia quello. Senza far polemica, io dico sempre che se io volessi tirar fuori solamente le mie impressioni, le mie emozioni, più che fare un fotografo farei un pittore, lo scultore, il poeta, se ne fossi capace. Il fotografo è quello che te vedi, raccogli e poi lo mostri sperando che anche lo spettatore, diciamo così, chi ti guarda la foto provi la stessa emozione, o perlomeno, ti ripeto, per me mi ricorda una cosa Patti Smith, a un altro ricordare un concerto, a un altro una canzone perché ha conosciuto una persona. Cioè, alla fin fine, credo che la foto abbia quel fine e il modo di raccontare, di raccontarsi e di fare rammentare, di far ricordare qualcosa. Tutto lì. Certo. Non so se sei d'accordo, però più o meno. No, sono molto d'accordo perché secondo me, allora noi possiamo scattare 50.000 foto, rimangono poi tutte lì, rimangono, ma per chi? Per noi o per chi rimarrà dopo? Per chi rimarrà dopo? Ma chi rimarrà dopo, se non ha vissuto quel momento, quella foto sa di poco, a meno che non rievochi una storia, un qualcosa, indipendentemente che l'abbia o meno vissuta, ma soprattutto che rievochi un'emozione. Ma infatti. Questo è secondo me, quindi no, sono d'accordissimo, ma penso che chiunque possa essere d'accordo, perché secondo me il valore poi della fotografia quello deve essere, al di là dell'uso estemporaneo che può avere, però la fotografia è anche un documento di un'epoca, di una storia. Ma infatti, io, guarda, mio padre era un pittore. Io sono stato fotografo di Pietro Cascella, ho molti quadri, ho molte cose, cioè, a me piace l'arte. Sono un raccoglitore di lettere, di personaggi. Quindi mi piace la parte artistica. Però nella fotografia, per me la fotografia, ti ripeto, se dovessi fare l'artista avrei fatto come mio babbo il pittore o magari, non so, lo scultore come Cascella, ripeto, per dire una banalità perché poi uno deve essere capace, no? Però deve fare la fotografia. Come mi ripeto quello che ho detto prima, e come te hai, grazie, ribadito, è suscitare dei ricordi, delle emozioni, delle cose vissute o direttamente o indirettamente, però l'importante è raccontare. Sì, e però questo è quello che, perché poi ed è inutile che lo facciamo adesso perché si apre un dibattito che non finisce più, però la fotografia è arte, non è arte? Sì, è arte perché se qualunque cosa che ti evochi delle emozioni, ti susciti delle emozioni, è una forma d'arte. Secondo me è questo. Poi è No, chiaro, c'è cioè la fotografia artistica è una cosa, il ritratto è un'altra. Ok, però rientra tutto nel contesto, secondo me. Comunque nel contesto di una creazione artistica, se ti suscita qualche cosa, altrimenti non è ma è nulla. chiaro. Quello però è il Ma valore infatti, ma della fotografia. infatti, ma infatti. La fotografia, tanto per dire, la famosa foto di che era più di Mastroianni al Festival di Cannes. Di 3 anni fa, 2 anni fa, che non sapevo neanche chi l'aveva scattata, tanto per dire, però quindi la fotografia è molto più importante al limite del fotografo. Se ti racconti a differenza del quadro, il quadro sì, ti può piacere, ma se non c'è la firma, quanto vale? Cioè, magari è diversa la cosa, capito? Sì, però sì, fino a un certo punto, perché ti dico, se ti suscita un'emozione comunque ha un Ma suo quello sì, quello valore sì, intrinseco, al di là di quello tutto. sì, Poi è quello chiaro, sì. poi la firma del fotografo, appunto, come dicevi tu, ci sono delle fotografie che tu le guardi e sai di chi sono,
anche se non sono firmate. Quando tu dicevi, a me piacerebbe che comunque si riconoscesse il fatto che è una foto mia per la naturalezza. Magari ce ne sono alcuni che invece sono tanto contrastate, magari dici, ah, è di quel tizio lì o di quella tizia là. Sì, infatti, E infatti. invece le foto magari più naturali, ecco, un giorno, cioè, alcune foto tue si riconoscono per la naturalezza, per esempio. Poi è chiaro, bisogna essere anche un pochino nel campo, ma tanto ormai, parliamoci chiaro, le persone che si occupano di un determinato settore, la conoscono, la Sì, chiaro. firma del fotografo o della fotografa, non Quello c'è. sì, quello sì. Senti, io ti ringrazio tantissimo per il tempo che mi hai dedicato e ti auguro buona luce. Grazie, grazie. Anche perché al buio non si fanno le foto. Bravo. Ciao. Ciao. Ciao, ciao Monica, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.